Dicesi lobbying, già, ma cos'è il lobbying? Di solito la parola viene affiancata in cronaca a qualcosa di oscuro, di criminogeno, dice il senatore Luciano D'Alfonso, affiancato dal direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina. Io conosco una figura magistratuale, non lo cito perché ho esaurito la quota di antipatia che ogni giorno mi posso attrarre. C'è una figura magistratuale nazionale che dice che l'attività di lobby e di relazioni porta con sé una quota di consistenza criminogena. Io voglio ribaltare il tavolo e lo dico non, diciamo, da eletto casuale nelle istituzioni. Questo libro, Relazioni istituzionali e lobbying, ci dice che i public affair sono strategici nel dialogo pubblico-privato. Ma che vuol dire? Per cominciare, cos'è il lobbying, insomma? La disciplina essenziale per facilitare la comunicazione e soprattutto la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per raggiungere obiettivi congiunti che altrimenti non si riuscirebbero a raggiungere. Un esempio di obiettivi congiunti? Uno dei progetti in cui ci sono dei cofinanziamenti in cui pubblico e privato condividono le loro risorse per realizzare un'opera, infrastruttura, un progetto informatico, una piattaforma, un'attività di attrattiva territoriale, qualunque cosa che possa comunque prevedere una forma di collaborazione materiale e immateriale tra i due mondi. In Italia, sul fronte, diciamo, di questa progettualità comune, a che punto siamo? In Italia ci sono molti strumenti, strumenti molto validi che possono essere impiegati, altri vengono di volta in volta elaborati sulla base di specifiche esigenze ed è proprio qui che si gioca realmente il ruolo del lobbista. Il lobbista altro non è che un intermediario, colui che può dialogare con il soggetto pubblico. Sì, ma in Italia possiamo contare su una classe di lobbisti all'altezza, c'è una scuola. Allora, è anche un po' l'esercizio, diciamo, di questi libri, sono proprio finalizzati a questo, a dotare tutti coloro che hanno per lavoro, per attività, l'esigenza di confrontarsi con il mondo della pubblica amministrazione di strumenti tecnici manageriali, mediati da quelle che sono le consuete discipline aziendali, strategie, organizzazione e quant'altro, proprio per far sì che vi sia una trasparenza totale su quelli che sono gli strumenti realmente utilizzabili da questi attori.